Salve a tutti ragazzi e benvenuti nuovamente in viaggio. Quest'oggi sono verso Bologna adesso e sono in direzione Pisa per andare a trovare il compagno di squadra Tommy e per andare domani mattina. Oggi è giovedì, domani venerdì, domani mattina partiamo per andare a fare il pre-fishing, poi successivamente gara sabato e domenica dell'Italy Bass Nation dal kayak, competizione singola, quindi non è a coppia ma ogni persona, circa una trentina di partecipanti. Ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, superiamo i 180 like ragazzi. A Bracciano a fare bus, big bus. Dunque direi di non perdere altro tempo e via con la sigla. Allora, dato che c'è altro tempo, il sole è ancora alto e prima di cena manca ancora un po', abbiamo deciso di passare un'oretta a fare un po' di allenamento in vista di domani e provare a prendere un paio di bus. Non è regolato qua, ok. Porco. Devo vomito. Devo ricordarmi che è 11. Visto che cambio d'acqua? Via qua è pulitissima. Preso. Cosa? L'esca giusta, eh? Vabbè. Bellino. Eccolo qua. Voglio prendere un pesce a carte. Sapevo, portavo anche la mia, vedevamo chi la prendeva. Almeno prendevo confidenza. È big. Ho lanciato, ho fatto scendere. Cioè, no, questo è il fondo, era partito via, ma era grosso. Ma che sono grosso? Sì, no, ma proprio avevo la canna piegata.
preso. Bello. Tommy. Tommy. Picchettino. Pike. Bene, finita questa pescata, una bella mangiata per essere pieni di energie per domani. Gli ultimi ritocchini alle canne, gli ultimi controlli e poi siamo andati subito a dormire perché domani mattina la sveglia parte presto e cattiva perché bisogna arrivare là in tempo. Buongiorno, buongiorno dalle prime luci del mattino quest'oggi. Qui. Allora, piccolo riassunto, siamo partiti alle 4 e mezza, ora sono le 7 e 12, abbiamo ancora un'ora di strada per arrivare a Bracciano, siamo partiti da Pisa e non vedo l'ora, sono gasatissimo, si inizia a intravedere un po' i colli all'orizzonte, non vedo l'ora di prendere la canna e pescare, e dunque ci vediamo tra un po'. Guardate che bell'alba, tra l'altro, che ci dà il buongiorno quest'oggi. Ed è bella, stupenda. Guardate lo spettacolo, ragazzi. Che paesaggi, che paesaggi. Bellissimo. E via, che erbai. Si vede il fondo. Allora fammi vedere. Ah. Ah. Così tanto pulita? Preso, preso. Dai. Bel bass. No, non venire su. Porca troia. A gerche. Ma è un 20 qualcosa. È un keeper. A jerkbait. Primo lancio. Beh, è un keeper. Keeper. È di taglia. Oh, tanto ho scappottato. Che c'ha? Oi. Sto a posto? Ce l'ho. Second. Sì. Bello. Oh. Questo è un bel pesce. È un trentello.
Secondo pesce, sempre jerkbait. Secondo pesce. Via. Ma che spettacolo. Ma no, mi trasferisco qua io. Pesco tutti i giorni, non mi frega niente. Trasferisco qua. Preso. E la Blackwater prende un bel bass. A Nedrig. Tom. Vediamo. Belle testate. Cazzo. Questo sembra un pesce carino. Ah, è un luccio. Ecco perché. No, un pesce carino. Ah! Pike! Ah. Terzo pesce, pike. Un bel lucciotto. Andiamo a liberarlo. Vai. Ok, però non è quello che cerco. Bello sì il luccio, però non è proprio quello che cerco, ecco. Esca a posto. Infatti era bello di taglia come sensazione, però non è proprio quello che mi serve domani e dopodomani, quindi mi garba un po' meno. Vediamo di prendere un bass però adesso. Ho due luci in due giorni, e non cercandoli. E qua mi dicono che il luccio è come prendere l'alborella. In mezz'ora di pesca, primo terzo lancio, due bass. Dopo in mezz'ora ho fatto due bass che sembrerebbero keeper, quindi che valgono. E un luccio sembra che si possa fare qualcosa di interessante in gara. Luccio non vale, è gara esclusivamente al bass, ricordatevelo bene. Quindi bisogna capire come prendere i bass e come prendere poco i lucci, perché è pieno, è veramente pieno. Cioè, fare in mezz'ora un luccio non è nei miei standard, diciamo. E farlo così facilmente non è nei miei standard. Io 9-2 qua. Ok, ritiro tutto. Dopo altre 5 ore di pesca non abbiamo più preso un pesce di taglia. Cioè, qualche bassettino giusto così, qualche luccettino così, potrebbe essere un problema. Potrebbe essere veramente un bel problema questo. E dato che onde e vento si stanno alzando, è meglio tornare verso il ritrovo, anche perché il tempo sta ormai finendo e quindi non vogliamo sforare di tempo. Ecco. Preso.
Spinner Baits su spinner. Vai. Preso. Bello, bello, bello. Eccolo qua. Buono. Preso. Bello. Bello, bello, bello. Bello, bello. Bel pesce, bel pesce. Porca troia. No, 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 no. Ok. Bellone. Guardate il bel pesciolotto, vai, ciccionissimo, probabilmente una femmina. Siamo quasi a fine episodio, sembra che lo spinner funzioni bene, ho trovato come, dove e come farlo. Beh, tre bass belli e un luccio che non avete visto perché si è scaricata la GoPro, quindi... Sì, diciamo che la presenza di luci è molto probabile. Se mi fossi trovato a pescare togliendo gli ami come molti farebbero, ma non è il mio caso, magari vi spiegherò sul prossimo episodio perché, e, mi sarei trovato magari domani la gara che lancio un'isca, perché avevo sentito una botta, prendo un luccio e ho detto, oh cazzo, adesso vado giù di lucci e quindi dovrei cambiare esca. Per questo ho voluto utilizzare gli ami. Però ve lo approfondisco nel prossimo episodio. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Spero che il video vi sia piaciuto perché a mani basse uno dei video più belli del 2021. Cioè, guarda, tutto sto pesce, io mi sono divertito un sacco. Dunque vi ricordo che mercoledì prossimo, ore 13, qua sul canale, arriva il secondo episodio del sabato e poi ci sarà anche l'episodio della domenica. Quindi direi che per questo video è tutto. Ciao a tutti!